Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con la sostenibilità, come ogni lunedì dalle 10.30 alle 11.30. Anche oggi parliamo dei temi legati a questo importante aspetto della nostra vita, sempre più cruciale. Di solito con me in studio c'è Fra Italo Sant'Agostino, oggi assente per motivi personali, ma che spero ritroveremo presto. La trasmissione, come di consueto, si svolgerà facendo una breve carrellata di news a tema sostenibilità, poi un focus sul mondo, sulla vita di San Francesco, questa mattina con Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, e poi due buone pratiche. Andremo a fare un focus con quella che è la fiera per eccellenza in Italia sulla sostenibilità, Fa la cosa giusta. Stiamo già vedendo nel nostro maxi schermo il sito ufficiale dal 22 al 24 marzo a Milano, e oggi avremo in collegamento con noi Miriam Giovanzana, direttrice editoriale di Terre di Mezzo, l'ente organizzatore appunto di Fa la cosa giusta. Ci tenevamo ad entrare in collegamento con lei non solo per l'importanza di questa fiera, ma per il fatto che quest'anno si celebra la 20ª edizione, quindi davvero un gran bel traguardo. E poi ancora un collegamento con Mariella Stella, founder di Casa Natural, un interessantissimo progetto di co-living e di co-working e di molto altro in quello splendido scenario che è la città di Matera. E anche con Mariella faremo un viaggio davvero molto interessante nel mondo della sostenibilità. Prima ancora, però, come di consueto, anche questa settimana abbiamo le news curate dai ragazzi di Smiley Academy, Smiley Academy Italia, e ne approfitto per ricordarvi che proprio nei prossimi giorni i ragazzi di Smiley Academy saranno in India, ad Assam, la regione indiana di The One Forest Man, il founder di Smiley Academy, che ha piantato centinaia di alberi in quella regione dell'India, perché con Smiley Academy sono stati prima selezionati e poi appunto portati lì 40 giovani imprenditori under 30 che nella settimana di riferimento lavoreranno ai temi della sostenibilità ambientale, in maniera particolare sul fenomeno della siccità, delle nuove imprese dedicate alla salvaguardia del pianeta e dell'empowerment femminile. Quindi andiamo a vedere che cosa ci propongono oggi nel loro spazio news gli straordinari ragazzi di Smiley Academy Italia. Sono Matteo Salerno, uno dei 5 fondatori di Smiley Academy. Oggi ci immergiamo negli oceani e nei mari, perché dopo aver parlato di acqua con Stella la scorsa settimana, noi oggi facciamo direttamente un tuffo negli oceani, parlando della loro salute e di quanto sia connessa alla nostra. Gli oceani, fonti vitali di ossigeno, sono in pericolo a causa della crisi climatica evidenziata dai cambiamenti nelle correnti oceaniche, dall'acidificazione dell'acqua, l'extra calore dovuto all'innalzamento delle temperature terrestri è assorbito per il 90% nei mari. Parlando di salute, peraltro, i mari forniscono risorse alimentari fondamentali. La pesca sostenibile è cruciale per la sicurezza alimentare, mentre la sovrappesca, l'inquinamento mettono a rischio la biodiversità marina e la nostra salute. Queste connessioni sono universali, sono indifferenti dalla nostra residenza, e questi problemi mettono a rischio tutti noi. Sto per partire per Assam, nord-est dell'India, celebre per la sua biodiversità e per l'impatto positivo che ha sulla salute del mondo. Le foreste rigogliose, come quella di Molai, piantata negli ultimi 40 anni da The Forest Man of India, con cui ho fondato Smiley, e i fiumi sono un tesoro di biodiversità, oggi messi a rischio a causa della crisi climatica. La Smiley News di oggi, pertanto, è una notizia che non esiste. O meglio, è
notizia di un futuro che faremo in modo di rendere reale, ricercando le similitudini dei loro ecosistemi e le interconnessioni a livello globale. Ci renderemo un ponte di pace tra Oriente e Occidente, tra la Sam e il Mediterraneo, che entrambi tutelano la loro biodiversità. Tutto questo per assicurare un futuro alle nuove generazioni, a cui appartengo. Ma è possibile che una notizia diventi tale? È possibile che il fattore indigeno arrivi anche qui, nel Mediterraneo, fino all'isola di Capri in Sardegna? Io dico di sì. E noi auguriamo davvero un buon lavoro ai ragazzi di Smiley Academy che saranno presto in India per lavorare ai temi della sostenibilità in una delle regioni dell'India, Assam, appunto, lì dove risiede il co-founder di Smiley Academy. E a proposito di appuntamenti, voglio ricordarvi che la prossima settimana ci sarà anche la il secondo step di un workshop dedicato proprio alla sostenibilità, in maniera particolare un percorso di ecologia integrale dal titolo Custodi del Giardino. L'appuntamento di 23 marzo, come vediamo molto chiaramente nel nostro schermo, grazie alla regia di Domenico Cavorsi e Giulio Russo. L'appuntamento del 23 marzo, come dicevamo, quindi sabato prossimo, sarà dedicato ai martiri della giustizia ambientale e allo sfruttamento delle risorse. L'appuntamento dalle 9 alle 13 è presso la facoltà Auxilium di Roma. Ovviamente potrete trovare tutte le informazioni non solo sul sito ufficiale della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium, ma anche su Caritas Roma, partner insieme a Terra in Missione e Green Accord dell'evento. Molto bene, con le news per oggi è tutto, quindi per questa prima parte della regola della sostenibilità abbiamo dato, ci ritroviamo tra pochissimo con Monsignor Felice Accrocca per l'approfondimento sulla figura di San Francesco. Come anticipato, è giunto il momento del nostro focus sulla figura di San Francesco. Vi ricordiamo che il sottotitolo della regola della sostenibilità è proprio Da Francesco a Francesco, perché questo fil rouge, questo filo rosso che lega queste due straordinarie personalità della Chiesa ci aiutano ad interpretare meglio anche il tema della sostenibilità. È con noi ancora una volta e lo ritroviamo con grande piacere l'Arcivescovo Metropolita di Benevento, Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. Buongiorno Monsignore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie per la vostra disponibilità ad aiutarci ad addentrarci nel mondo, nella vita, nella figura di San Francesco, questo santo che a 800 e passa anni di distanza fa ancora tanto parlare di sé, traccia una linea non immaginaria ma molto concreta, un percorso molto concreto sul quale poterci incamminare anche noi per una vita degna di essere vissuta, sostenibile sotto tutti i punti di vista, perché poi stiamo scoprendo in queste puntate della regola della sostenibilità che un vero cristiano deve essere per forza una persona sostenibile. Siete d'accordo, Eccellenza? Ah, certo. Deve esserlo, come dire, a 360 gradi. E deve sapersi tenere in piedi in ogni caso. E noi oggi in maniera particolare, ecco, a proposito di sostenibilità, vogliamo, grazie al suo prezioso contributo, aprire una parentesi sulla vita di San Francesco e dei suoi confratelli dedicata proprio al mondo dell'elemosina, perché sappiamo che uno dei pilastri della vita di San Francesco e dei suoi confratelli era appunto la povertà. Per fare fronte alle necessità di ogni giorno, Francesco dice ai suoi: i frati non si appropriano di nulla, né casa, né luogo, né alcun'altra cosa, e come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia
e non si devono vergognare, perché il Signore per noi si è fatto povero in questo mondo. Questa è la sublimità di quell'altissima povertà che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli. Vi ha fatti poveri di cose e vi ha innalzati con le virtù. Questa sia la vostra parte di eredità, che conduce nella terra dei viventi. E aderendo totalmente a questa povertà, fratelli amatissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Francesco parla di elemosina, quindi, nella sua regola, e quindi, Monsignore, qual è il motivo che porta i primi frati a domandare l'elemosina, appunto? È quello di voler vivere come i poveri, essenzialmente. Cioè, nella riflessione di Francesco, ciò che è determinante è che Cristo, lo dice nell'inizio della cosiddetta lettera a tutti i fedeli, Cristo, pur essendo ricco sopra ogni cosa, volle scegliere in questo mondo, insieme alla Beatissima Madre Sua, la povertà. E quindi i poveri sono quelli che sono privi di ogni tutela, di ogni garanzia, che sono alla mercé degli altri. Nel Medioevo, povero non si oppone a ricco. Lo mostrò uno studio di Herbert Grundmann di alcuni decenni fa, uno studio poderoso, dice, ma si oppone al potente. Il potente si oppone al povero come il povero al potente, sono esattamente, direi così, diametralmente opposti. Per cui il povero è quello che è alla mercé di tutti, che è privo di ogni garanzia. Cristo aveva scelto questo per sé. Francesco, prendendo spunto dalla lettera di Pietro, un versetto del capitolo secondo della lettera di Pietro, quando dice Cristo ci ha lasciato un esempio perché voi possiate seguirne le orme. E allora lui prende sul serio questo. Seguire le orme di Cristo per Francesco significa mettere il piede, diciamo, è come quando si cammina sulla neve, no? Uno mette il piede sull'orma di colui che è avanti, per seguirne il passo, per essere agevolato anche nel cammino. Per questo Francesco vuol seguire Cristo, e siccome i poveri sono privi di tutele, di garanzie, i poveri lavorano, cercano di guadagnare con loro lavoro, quando non è possibile vanno per l'elemosina. Poi c'è un aspetto molto umano che Francesco mette in risalto in questa parte della sua regola, quella della vergogna. Chiede ai suoi di non provare vergogna. Ora, immaginandomi San Francesco così profondamente calato nell'esperienza di Dio che stava facendo al suo tempo, non lo vedo come una persona che si sarebbe vergognata, però fa questa esortazione ai suoi fratelli, proprio perché magari, ecco, soprattutto quelli che magari erano arrivati all'ultimo momento, diciamo così, potessero comprendere bene che quello era un gesto di cui non bisognava vergognarsi. Ma guardi, all'inizio anche Francesco ha avuto dei momenti. La leggenda dei tre compagni racconta di un momento umanissimo nel quale lui, che era in giro a chiedere olio allora, proprio agli inizi, per la lampada che ardeva nella chiesa di San Damiano, incontrati degli uomini a giocare, ecco, uomini che giocano. I poveri disgraziati uomini non giocano, nelle fonti non li troviamo mai, li troviamo al lavoro, li troviamo. Uomini che giocavano, uomini di un certo ceto sociale, quindi si potrebbe anche ipotizzare vecchi amici di un tempo, ecco, di fronte a loro Francesco si vergogna e torna indietro. Poi, rientrando in se stesso, si vergogna di essersi vergognato e torna sui suoi passi. È un momento umanissimo, e però lui l'ha superato. Chiede anche ad altri di fare altrettanto. Dobbiamo tener conto che soprattutto i primi compagni a volte provenivano da condizioni sociali piuttosto elevate. Non erano abituati a chiedere l'elemosina. Per loro era un ostacolo difficile da superare. Questo Francesco li ammonisce già nella regola non bollata. Dice non bisogna vergognarsi, perché Cristo non si vergognò
e dice nel capo 9 della regola non bollata, dice fu povero e ospite e visse di elemosine, lui, la beatissima madre sua e i suoi discepoli. Quindi lui propone l'esempio di Cristo e per aiutarli a superare quello che umanamente era un passo difficile, ripeto, soprattutto per persone che provenivano da un contesto sociale elevato. Ecco, per riportare ai nostri giorni questa esperienza, noi, diciamo così, comuni mortali, come potremmo fare esperienza di elemosina, non solo nel gesto del darla ad altri, ma anche nel gesto del richiederla per noi stessi? Io credo che noi dovremmo partire da un concetto che era già, direi, molto chiaro in età patristica e che Francesco fa suo, recependo la grande tradizione della Chiesa. Cioè l'elemosina è il diritto dovuto ai poveri. Quello che c'è in più, quello che noi abbiamo di superfluo, Francesco lo dice con chiarezza, Basilio il Grande con ancora più durezza se si vuole, quello che è superfluo per noi è sottratto ai poveri, è un furto. Questa è un'idea molto forte, no? È un'idea che parte da un criterio di giustizia: Dio ha dato la terra a tutti gli uomini e non è giusto che alcuni sprechino, che alcuni diciamo così vivano nell'eccesso e altri nella penuria. Credo che noi potremmo invece rivivere anche questo per noi. Intanto bisogna mendicare tante cose e ci sono cose che noi tanto spesso mendichiamo, perché mendichiamo ascolto, perché mendichiamo comprensione, perché mendichiamo misericordia e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Potremmo poi anche mendicare per altri, perché a volte farlo per altri potrebbe darci il coraggio. Quanti santi si sono messi a mendicare per altri? E potremmo anche, più che mendicare, diciamo così, arrivare ad un uso sobrio delle cose. Io non parlo di povertà, non parlo di, ma un uso sobrio ed essenziale, sì, credo che questo sia un dovere per tutti, per tutti. Le parole di Basilio nell'Omelia VI sull'avarizia dovrebbero farci riflettere, che Basilio dice: il pane che tu non mangi, quello che sprechi, è il pane dell'affamato. Il vestito che tieni nell'armadio è il vestito di chi è nudo. Le scarpe che tu non indossi sono le scarpe di chi è scalzo. Sono parole molto forti. Sono quello che è in più per noi è sottratto ad altri. Allora credo che questo dovremmo ricordarcelo, dovremmo, no? Nell'uso delle cose, nell'evitare sprechi inutili. Eccellenza, nell'udienza del 9 aprile 2016, un po' di anni fa, il Papa sì. Francesco raccontò una storiella particolare che raffigurava una scena domestica dove una mamma aveva preparato delle cose molto buone per i suoi tre figlioletti e mentre le stanno consumando, mentre stanno mangiando, bussa qualcuno alla porta per chiedere l'elemosina, appunto. E allora la mamma chiede: che cosa possiamo dare? Diamo una parte di quello che di buono stiamo mangiando. E uno dei bambini, evidentemente in maniera molto ingenua, dice: no, è così buono, diamoli qualcos'altro. Ecco, nella società del superfluo in cui viviamo, però, paradossalmente, sarebbe, ecco, già una gran cosa dare quello di cui noi non teniamo tanto da conto, di quelle cose che non utilizziamo quasi più. A volte compriamo delle cose per il puro piacere di comprare qualcosa e magari non vengono mai utilizzate. Ecco, un'espressione ancora più alta può essere di elemosina, può essere quella di dare invece quello che per noi è importante. Senza dubbio in questo periodo di Quaresima potrebbe essere uno sforzo ulteriore.
E in chiusura, ecco, un'altra riflessione che collego a questo pensiero è che molte volte ci capita di trovarci davanti a dei professionisti dell'elemosina, tra virgolette, no? Gente che vediamo abitualmente chiedere l'elemosina, e questo un po' ci infastidisce. Come dobbiamo porci davanti a queste situazioni? Intanto credo per dare la dignità ad ognuno, noi dovremmo condividere ciò che è nostro, condividere anche ciò che c'è di più caro se altri ne hanno davvero bisogno. Già sarebbe un primo livello condividere, no? Anche se porci nella prospettiva di dare ad altri le cose che non ci piacciono, è certamente riduttiva, però sarebbe già qualcosa piuttosto che essere schiavi dello shopping compulsivo e salvo poi tenere tutto, non voler cedere niente, con cose che non si usano, con cose che non si indossano, con cose... Questo è veramente preoccupante, dice anche un disturbo e un disagio a livello mentale della persona. Quanto poi a quelli che possono essere i professionisti, e beh, lì bisogna, per esempio, a me non è semplice, cammino in città a piedi tantissime volte, cioè quando sto nel centro cittadino di Benevento non uso certo la macchina, cammino a piedi tante volte. Cerco di resistere sempre alla tentazione di dare soldi, perché si vogliono soldi. A volte compro un panino, a volte dico di cosa hai bisogno. È vero anche che di fronte ai professionisti bisogna anche rispondere, direi così, con furbizia. Insomma, il Signore ci ha detto di essere semplici come colombe, ma non ci ha chiesto di essere polli. Via, passiamo questa immagine. E Francesco stesso, quando un frate che aveva venduto le cose sue ai parenti e poi voleva vivere delle elemosine dei frati, Francesco gli rispose con grande chiarezza: vai per la tua strada, frate Mosca, perché appunto hai dato ai parenti le tue cose, adesso vai, come dire, per te non c'è posto qua. Quindi non è che lui, direi, così attento ai poveri. Una volta che un frate disse: ma questo è povero, però nel desiderio è ricco, Francesco gli dette una grossa penitenza al frate, perché aveva avuto quel giudizio riguardo al povero. Dice: quando vedi il povero, ricordati che vedi Gesù Cristo. Però poi, di fronte ai professionisti, dell'accattonaggio, Francesco è stato molto chiaro, è stato anche molto fermo, l'ha rimandato per la sua strada e ha detto: vai, dice, per te qua non c'è posto. Grazie Monsignore, il tempo a nostra disposizione anche oggi è finito, ma noi ci auguriamo di ritrovarvi in futuro per continuare a meditare, riflettere sull'importante figura di San Francesco. Grazie. Per cui siamo noi che ringraziamo voi per la disponibilità e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Grazie, buon proseguimento verso la Pasqua a tutti. Ci vediamo presto. Ci fermiamo però al momento soltanto per qualche istante e poi passiamo alle buone pratiche della regola della sostenibilità. Arriviamo dunque sul fronte delle buone pratiche del mondo e dal mondo della sostenibilità, e come anticipavamo in apertura, oggi siamo davvero felici di dare spazio sul nostro programma di approfondimento alla 20ª edizione della Fiera Fa la Cosa Giusta, una delle fiere più importanti in Italia proprio sul tema sostenibilità. È qui con noi, e ne parleremo appunto con lei, Miriam Giovanzana, direttrice editoriale di Terre di Mezzo, ente organizzatore dell'evento. Buongiorno Miriam, ben trovata e grazie per la disponibilità. Grazie, buongiorno a tutti voi.
Ti vediamo nel nostro maxi schermo alle prese ormai con questa edizione ormai imminente di Fa la cosa giusta dal 22 al 24 marzo a Milano. Credo di aver detto giusto. Perfetto, esattamente così, venerdì, sabato, domenica, quindi tra pochi giorni, poche ore diciamo noi, ci vediamo lì per festeggiare insieme 20 anni di Fa la cosa giusta e 30 anni di Terre di Mezzo Editore, che è l'organizzatore di Fa la cosa giusta. Io ne approfitto subito per lanciare anche il sito ufficiale dell'evento, perché quanti fossero interessati potranno trovare lì tutte le informazioni relative non solo al programma ma anche alle modalità d'accesso al luogo della fiera, e in prima pagina compare, una volta che ci si collega al sito www.falacosagiusta.it.org, compare subito una bella immagine con quello che è un po' il titolo di questa edizione: rendere visibile l'essenziale. Come mai avete scelto questo titolo? Te lo racconto, ve lo racconto con una piccola storia. Noi ci occupiamo, come sai, di sostenibilità a partire dagli stili di vita personali e quindi dai comportamenti e dalle scelte di consumo, ma anche di produzione. E uno dei temi che abbiamo di fronte è quello del riscaldamento globale, della crisi climatica, e quindi ci siamo chiesti in questi anni, in quest'anno in particolare, come mai, sapendo tutto quello che sappiamo, perché sappiamo tutto dell'emergenza climatica, come mai le cose non cambiano? Abbiamo i dati, i numeri, i dossier, gli esperti, persino la legislazione e gli accordi. Allora, una riflessione che ci è venuta è proprio questa, cioè dietro tutto questo, dietro il mondo fisico, il mondo materiale, quello dei numeri, quello che tocchiamo, esiste un altro mondo che è fatto di relazioni, di sogni, di desideri, appunto, di relazioni tra persone, tra stati, di cui ci occupiamo poco. E che quindi resta un po' invisibile, ma se non torniamo a occuparci di ciò che diamo per scontato e di ciò che in qualche misura è invisibile agli occhi, forse faremo più fatica a cambiare la situazione e il mondo intorno a noi, e quindi ci occupiamo, questo è il filo rosso di questa edizione di Fa la cosa giusta, di rendere visibile l'essenziale. Il riferimento al Piccolo Principe è naturale ed è ovvio, tutta l'iconografia della fiera è improntata al Piccolo Principe, e quindi anche con questo legame forte. Direi un testo fondamentale che non dovrebbe mancare in nessuno scaffale, nessuna libreria, dalle nostre case, alle scuole, alle biblioteche. E intanto grazie per il prezioso lavoro che state facendo. Come sottolineavi giustamente tu, la sostenibilità è un tema che si declina in mille modi, e alla 20ª edizione di Fa la cosa giusta non per nulla il programma è estremamente ricco e gli stand variegati e strutturati, nonché appunto ci saranno anche tanti personaggi importanti che con il loro percorso di vita e di lavoro, la loro testimonianza, rendono concreti, danno concretezza e credibilità al tema della sostenibilità. Ecco, direttrice, se ci vuole fare un quadro panoramico, so che sono davvero tantissime le cose a cui poter partecipare, ma lascio a te il compito di indirizzarci, di scegliere le cose che, ecco, potrebbero quantomeno, ecco, suscitare maggiore interesse, curiosità. Ne segnalo solo tre, e ovviamente sono tre che mi appassionano e ci appassionano. Intanto ricordo che la fiera si estende su 32.000 metri quadrati, ha 475 espositori, quindi prodotti per la casa, per l'abbigliamento, ma anche servizi e proposte per le vacanze. E poi ci sono appunto circa 350, ma sono di più, appuntamenti culturali. Scegliere tra 350 di questi appuntamenti
non è semplice. Io vi segnalo tre appuntamenti che sono diversi, ma tutti e tre in linea. Il primo è quello che apre di fatto questa edizione di Fa la cosa giusta, ed è con il cardinale di Bologna, Don Matteo Zuppi. Sarà venerdì mattina alle 11. Gli abbiamo chiesto di partecipare, è stato disponibile, ma quando gli abbiamo proposto il tema ci ha commentato: bellissimo, vengo di sicuro. Il tema che gli abbiamo proposto è quello del perdono che costruisce come strumento per costruire la storia. Ricordiamo così il momento grave che stiamo vivendo tra crisi internazionali, conflitti, sono più di 30 i conflitti fra gli stati, ma 50 se mettiamo anche le situazioni di conflitto interno. E quindi ragionare su come uscire da queste posizioni, da queste situazioni, a partire poi dalla fede, appunto, ci sembrava importante, e quindi gli abbiamo proposto appunto questo tema. Quindi venerdì alle 11 dialogherà con noi, cercheremo di capire se c'è un'altra strada rispetto a quella della vendetta, quella dell'annientamento del nemico. Poi un altro appuntamento, sempre venerdì, nel pomeriggio, questa volta sarà con Giovanni Storti, attore, ma anche attore e sappiamo quanto ci ha fatto sorridere e ridere, ma anche appassionato sostenitore di un modo di vivere, di consumare più sostenibile. Ma con lui ci sarà, e questa forse è la vera star di questa edizione, una giovane attivista del Madagascar, Miari, il nome è un po' più complesso, ma questo è il diminutivo, che ci piacerebbe far conoscere davvero al pubblico più vasto della fiera. È una giovane attivista, una giovane donna che in Madagascar, quindi in una delle situazioni più difficili del mondo, si dà da fare per custodire la foresta, anzi meglio, custodire e custodi della foresta, anche attraverso un'associazione di Parma, che sarà in fiera con noi tutti e tre i giorni, quindi potrete incontrare Miari in tutti e tre i giorni. Speriamo che questo sia davvero un incontro fecondo, questo modo di intrecciare fili ci sembra appunto in linea con quello che abbiamo fatto in questi anni. E poi segnalo il sabato l'incontro con Marco Paolini e la Fabbrica del Mondo, attore e scrittore famosissimo, anche lui in dialogo con due giovani di 23 e di 26 anni che provengono da zone diverse dell'Italia, e con lui appunto proveremo a ragionare insieme, ecco, questo è quello che vogliamo fare, andare al di là di ciò che ognuno di noi già sa, già conosce, ma l'incontro ci spalanca alla meraviglia e alla possibilità di andare via con un'idea in più, con una relazione in più, con un sogno magari e con una speranza rafforzati. E poi c'è la ciliegina sulla torta di questa 20ª edizione, è il glossario delle 80 parole essenziali della sostenibilità. 20 anni di sostenibilità raccontati attraverso 80 parole, un'intuizione davvero molto bella, oltre che estremamente utile. Sì, abbiamo provato, le parole sono importanti, e noi siamo un editore e viviamo di parole e con le parole, ma soprattutto descriviamo il nostro lavoro come la narrazione della realtà, quello che facciamo, che abbiamo iniziato a fare 30 anni fa con il giornale di strada da Terre di Mezzo, ma che oggi facciamo con i nostri libri, è proprio quello di narrare la realtà. Le parole le bistrattiamo, ma le parole poi nascono, muoiono, si logorano, cambiano nel loro significato. Pensate soltanto alla parola gratuità, a cui siamo affezionati, che per anni noi abbiamo come dire, usato come bandiera, come cartina di tornasole. Ecco, la gratuità oggi con i social, con il web, è una delle parole bistrattate. Che cosa è gratuito e che cosa non lo è, c'è molto da dire. Però ci sono parole che 20 anni fa quasi non esistevano. Per esempio la parola vegano, che
indica tutti coloro che fanno particolare attenzione ai diritti di tutti i viventi, in particolare degli animali, e quindi non consumano non soltanto prodotti animali, ma non consumano tutti i prodotti che derivano da uno sfruttamento animale. Bene, oggi in città, se si scende al bar, si trova probabilmente una brioche vegana. Ecco, in 20 anni questo tema è stato portato un po' all'attenzione di tutti. Quindi Bene. le parole sono importanti, l'uso che ne facciamo le custodisce o le logora. Mi viene da dire in chiusura di questa bellissima chiacchierata che avete quantomeno 80 buoni motivi per partecipare alla 20ª edizione di Fa la cosa giusta, appuntamento a Milano dal 22 al 24 marzo. E io ringrazio la direttrice di Terre di Mezzo, ente organizzatore dell'evento, Miriam Giovanzana, per essere stata con noi a raccontarci di questo appuntamento imperdibile. Grazie, grazie a voi e vi aspettiamo, perché poi la torta c'è davvero, la ciliegina sulla torta sono i 20 anni che festeggiamo e festeggeremo insieme con chi viene a trovarci. A presto. Grazie mille e buon compleanno allora e buon lavoro. Arrivederci a presto. Per noi giunge il momento di tirare un attimo il fiato, ma ritorniamo tra pochissimo, non andate via. Ritorniamo insieme per parlare ancora di buone pratiche dal mondo della sostenibilità. Stamattina sono particolarmente felice perché condividiamo insieme a tutti quanti voi un altro bellissimo incontro, un'altra bellissima esperienza, quella di Casa Natural. È qui con noi la co-founder Mariella Stella. Buongiorno Mariella, ben trovata. Buongiorno a tutti! Quanta energia, che bel sorriso, grazie, ci sta illuminando la giornata e ancora di più sarà così quando ascolteremo la vostra storia, perché è davvero una storia che seguiamo da tempo e che sta tracciando un percorso molto bello, soprattutto per le aree interne, per le città del Mezzogiorno. Tu correggimi se sbaglio, io sto andando un po' a ruota libera, però mi fermo subito perché lascerei raccontare proprio a te che cos'è Casa Natural, perché e dove nasce. Allora, intanto grazie per averci invitati. Casa Natural è nata nel 2012, quindi ormai siamo a 12 anni fa. È nata come associazione e l'idea che avevamo all'epoca, io e l'altro co-founder Andrea Paoletti, era quella di creare a sud un luogo nuovo di coesione e incontro di comunità. Abbiamo quindi Ti abbiamo persa di per. Andrea. Ah, Ti avevamo perso solo per un istante. ok, adesso mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ok, allora noi abbiamo fondato la prima Casa Natural a Matera nel 2012. Era interessante il fatto che avessimo una grande visione, ma non avessimo né fondi né spazi, ma noi volevamo creare un luogo internazionale in cui far incontrare persone da tutto il mondo e ragionare insieme di impatto sociale e sviluppo sostenibile. Quando siamo nati, abbiamo deciso quindi di aprire quella che era la casa di Andrea all'epoca al mondo. E abbiamo fondato il primo co-working rurale eco-living, proprio nella città dei Sassi. Abbiamo deciso che far vivere con noi imprenditori sociali provenienti da tutto il mondo, non solo da tutta Europa, poteva essere una importante occasione per sviluppare anche una visione nuova nella comunità locale e farlo a sud ci piaceva particolarmente perché in qualche modo era un modo per anche valorizzare quello che il sud ha di preziosissimo, che è proprio la parte delle relazioni, dell'essere comunità solidale. E dopo 12 anni Casa Natural si è sviluppata moltissimo. Dalla casa originaria di Andrea abbiamo acquistato una casa
a Matera, molto grande, in cui riusciamo ad ospitare tantissimi imprenditori sociali che oggi vengono da vivere da noi e condividono i loro saperi, le loro competenze, i loro vissuti con la comunità locale. Ricordaci Da qui. qual è appunto il nucleo originario nasce a. Nasce a Matera nei Sassi, poi si sposta nel 2014 invece nella parte della città, quella che è stata poi abitata dopo lo spopolamento dei Sassi. Ah, E perfetto. adesso Casa Natural la stiamo aprendo anche a Gorizia. Ah, che bello, quindi come è giusto che sia ed è bello che sia, vi state espandendo. Io voglio ricordare ai nostri cari amici telespettatori che tu sei un'esperta di attivazione civica, nonché di innovazione sociale ed economia della condivisione. E ti volevo chiedere di spiegare a quanti ci stanno seguendo, in parole semplici, di cosa parliamo quando stiamo parlando di co-living e di co-working. Allora, parliamo di una modalità ormai che è diventata abbastanza comune, ma che quando siamo nati era assolutamente innovativa, cioè il fatto di condividere degli spazi di lavoro e degli spazi residenziali con altre persone. Quindi il co-working è un modo per non affittare più un ufficio singolo, ma condividere un ufficio con altri professionisti, quindi non solo, diciamo, avendone un risparmio economico, ma soprattutto un arricchimento in termini di relazioni professionali. E il co-living è invece una modalità per condividere uno spazio di vita, quindi una casa, un appartamento, una stanza, con persone che in qualche modo non considerano più la casa come tradizionalmente intesa il luogo dell'abitare, ma il luogo dell'abitare diventa la comunità intera in cui si vanno, diciamo, vanno a vivere questa esperienza. Ecco, ne parlavamo anche nel corso di questa puntata con altri interlocutori. Se il livello della condivisione si alzasse, le nostre società sarebbero sicuramente più sostenibili. Quindi grazie per il prezioso lavoro che state portando avanti. Tra l'altro, tu non sai, ma del resto neanche chi ci ascolta, che a San Giovanni Rotondo abbiamo il coworking più piccolo del mondo. È un coworking nato dalle esperienze dei bollenti spiriti della regione Puglia e quindi sappiamo bene di cosa stiamo parlando e di quanto può essere utile la dimensione della condivisione, ma anche quella della capacità di unire le persone, perché è una società che paradossalmente è una società in cui abbiamo tutto, però purtroppo questo avere quasi ci allontana. Progetti come il tuo, invece, che ci uniscono, sono fondamentali. Sì, vorrei dire anche una cosa, che la bellezza della condivisione è che vale la logica win-win, cioè vincono tutti nella condivisione, ognuno si porta un pezzo e quindi un arricchimento dall'altro, perciò non può che essere questo il futuro per le nostre comunità. E poi questi luoghi sono molto generativi perché all'interno di essi nascono una miriade di altri progetti. È stato così anche per voi, tra gli altri, è nata in Casa Natural una cooperativa che si chiama appunto Cooperativa Natural, se non sbaglio. Sì, la cooperativa si chiama Natural Coop e abbiamo deciso con Natural Coop di mettere, diciamo, a valore tutta l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni e di portarla nelle aree interne. Quindi abbiamo iniziato a lavorare nei comuni, nei piccoli comuni, quella che noi chiamiamo la piccola Italia, cercando di portare proprio i temi della condivisione, della sostenibilità anche ambientale, oltre che economica, perché riteniamo che i piccoli territori debbano fare la differenza tornando a fare impresa e quindi abbiamo cominciato a portare avanti numerose progettualità da nord a sud, perché lavoriamo in Sicilia, lavoriamo in Friuli, lavoriamo in Val d'Aosta, oltre che ovviamente in Basilicata, perché vogliamo anche connettendo le pubbliche amministrazioni con il mondo del terzo settore e i cittadini, provare a costruire un nuovo sistema di sviluppo territoriale che sia davvero sostenibile per appunto le aree interne e i piccoli paesi. E allora, parole d'ordine,
Entusiasmo e resilienza per delle aree interne più vivaci, dinamiche, connesse e che magari ci auguriamo possano attirare tanti cervelli in fuga o comunque cervelli in movimento che per necessità si sono spostati altrove e tante volte vivono le dimensioni di quelle metropoli che a volte sono anche asfissianti. Per cui ci auguriamo che Casa Natural possa espandersi a più non posso in tutta Italia e intanto, prima di salutarci, voglio invitare tutti i nostri amici telespettatori ad andarvi a cercare su internet al vostro sito ufficiale casanatural.it, che stiamo vedendo a tutto schermo in questo momento, per seguire le vostre attività, le vostre iniziative e perché no, magari per farsi vivi e per venirvi a trovare. Marielle, è stata una bellissima chiacchierata, io ti ringrazio per essere stata con noi. Se passi a San Giovanni Grazie a voi. ti aspettiamo dunque al coworking più piccolo del mondo e negli studi di Padre Pio TV, ovviamente. Ci saremo. Grazie, grazie ancora e buon lavoro. Noi giungiamo alle battute conclusive della puntata di oggi. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, stessa ora, stessa rete. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.